Prima fase, grazie Eiffel per l'invitazione. È difficile a parlare italiano, però parlo inglese. Signore e signori, the privatization of local government services in Greece. La privatizzazione dei servizi di governo locale in Grecia è ancora a livello prematuro. Sembra che non ci siano studi in questo settore della privatizzazione, e special modo per fattori che hanno rallentato la Grecia in questo processo di privatizzazione. Quindi al momento possiamo fare solo delle prime considerazioni che riguardano anche le considerazioni politiche associate a questo argomento. Il settore pubblico, la grandezza del settore pubblico in Grecia mitiga ogni iniziativa di privatizzazione, quindi il fatto che l'alta percentuale di lavoratori civili in Grecia limiti il processo di privatizzazione. C'è anche il discorso dell'outsourcing dei servizi di governo locale che riducono la percentuale di questi operatori in Grecia, e questo può avere un impatto economico, quindi il sostegno elettorale di questi lavoratori statali in Grecia va inevitabilmente a rallentare il processo in Grecia. I legislatori hanno optato per non procedere con le privatizzazioni in Grecia. Inoltre, la limitata disponibilità da parte dei governi locali di adottare iniziative di privatizzazione a causa dei problemi legislativi, nonché lo sviluppo giuridico delle decisioni della Corte dei Revisori, hanno mitigato ulteriormente questo processo. Una prima forma di privatizzazione in Grecia è il cosiddetto partenariato pubblico-privato, il cui scopo è l'attuazione di progetti a livello locale attraverso joint venture. Questo è iniziato nel 2005. Lo scopo di questi partenariati non riguarda esclusivamente l'attuazione di grossi progetti infrastrutturali, ma soprattutto lo sviluppo di sinergie per l'approvvigionamento di servizi regionali e locali. Secondo un report del 2005 che riguarda lo svolgimento dei compiti delle autorità pubbliche, questo stabilisce che determinati compiti non possono essere attribuiti ai privati, riguardo per esempio difesa, sicurezza, giustizia e sicurezza sociale. Questi compiti non possono essere delegati ai privati. Quindi un chiaro esempio in Grecia di questo partenariato pubblico-privato a livello locale è la costruzione di stazioni che lavorano a livello locale. Questi partenariati vengono utilizzati anche in campo turistico. Per quanto riguarda gli immobili, le agenzie, il programma di infrastrutture sociali, culturali, centri commerciali, terminal commerciali, yachting, yacht e altre infrastrutture relative, nonché lo smaltimento dei rifiuti. La partecipazione delle comunità locali in queste procedure contribuisce all'accettazione
di questo tipo di partenariato pubblico-privato? A causa del periodo limitato di attuazione di questo tipo di partenariato, non abbiamo dati a sufficienza per vedere se per vedere bene come sono andate le cose. Fatta eccezione per questo tipo di privatizzazione, di questo partenariato, l'utilizzo di privatizzazioni da parte del governo greco è molto limitato. Ho detto prima che il quadro istituzionale è un fattore che ha rallentato il processo di privatizzazioni in Grecia. Un ruolo importante in questa procedura è svolto dalla giurisprudenza della Corte dei Revisori, che controllano le spese pubbliche, le spese a livello locale. Quindi la Corte Suprema ha dichiarato che la spesa non è illegale se prevista dalla legge. Vediamo alcuni esempi. La Corte Suprema ha stabilito che sono spese illegali quelle che non hanno a che fare con l'assegnazione a privati da parte delle amministrazioni locali. Ad esempio redigere i bilanci, inventari, controllare la situazione patrimoniale, liste elettorali e così via. Quindi tutte queste spese sono state dichiarate illegali basato sul fatto che dovrebbero essere di competenza dei governi locali, in special modo i compiti assegnati ai lavoratori statali e considerato che questi enti devono seguire le linee direttive finanziarie locali. Il personale delle agenzie locali non costituisce di per sé una ragione per il trasferimento dei compiti. Quindi non ci sono le basi legali per poter delegare i compiti ai privati. Quindi la Corte dei Revisori ha accettato, in deroga a ciò, alcuni aspetti specifici, solo in qualora ci fossero delle emergenze, delle situazioni particolari che devono essere di lavori che vanno svolti da privati, che sono particolarmente specializzati. Per esempio il progetto di contabilità per la registrazione di dati. Questo compito richiedeva una specializzazione e che i lavoratori statali del governo locale non avevano. Quindi è interessante vedere un esempio specifico. Lo smaltimento dei rifiuti è a carico dei comuni. Ma non ci sono certificazioni riguardo a ciò. In seguito a un recente sviluppo legislativo sembra che ci sia stato un cambiamento nel precedente approccio rigido adottato l'anno precedente per quanto riguarda l'attuazione di politiche circa lo smaltimento dei rifiuti e la combustione, nonché dei servizi relativi. L'organizzazione di
sistemi alternativi è obbligatorio per i governi locali, per le agenzie locali. Il sistema di gestione è organizzato o attraverso gli agenti, le agenzie dei governi locali che appunto si occupano dello smaltimento dei rifiuti, ad esempio le comunità, o da altre forme di cooperazione. Non si può lasciare ai comuni un potere assoluto, quindi la Corte dei Revisori ha dichiarato che la spesa del comune di Piraeus per la partecipazione nel capitale di una società privata era illegale. I comuni non possono partecipare ai sistemi collettivi dello smaltimento dei rifiuti, ma possono solo cooperare con le agenzie create da loro. Ciononostante, come dichiarato dalla Corte dei Revisori, alcuni comuni hanno proceduto ad assegnare a privati i compiti di smaltimento dei rifiuti a causa di forza maggiore, soprattutto la salvaguardia della salute. In seguito al taglio di stipendi degli statali, gli annunci fatti dal governo centrale circa i licenziamenti dei dipendenti nelle agenzie dei governi locali o metterli in cassa integrazione ha avuto come conseguenza forti proteste e scioperi da parte di questi lavoratori. Alla luce di ciò e alla luce del pericolo recato alla salute pubblica, queste operazioni in alcuni casi sono state assegnate appunto ai privati. La Corte dei Revisori dichiara che l'assegnazione di questi compiti di smaltimento rifiuti e di pulitura rientrano nella giurisdizione dei governi locali, ma questo appunto dichiara è illegale. Alla luce di ciò, l'Associazione dei Comuni Greci ha promosso l'adozione di misure che possano risolvere questa problematica. In particolare, questa misura riguarda i servizi dello smaltimento del solido e di materiale riciclabile, nonché della pulitura di aree comunali e palazzi comunali. Alla luce di ciò, è stato raggiunto per maggioranza un accordo appunto attraverso il quale i comuni possono giustificare l'assegnazione di questi compiti ai privati. I contratti effettuati e stipulati prima di questo accordo sono comunque ritenuti legali fino appunto alla data di termine. La privatizzazione quindi di alcuni servizi è quindi ritenuta legale, ma queste misure non possono essere eseguite dalle agenzie locali per più di un certo periodo. Vale la pena notare che in seguito ai scioperi e in seguito ai tagli degli stipendi
e per quanto riguarda appunto problemi che riguardano la salute pubblica. Tutto questo ha portato a un dibattito, una discussione sulla necessità di procedere con la privatizzazione in Grecia. Quindi ci sono stati i sostenitori e chi appunto chi sostiene questa iniziativa. Quindi la privatizzazione dei servizi locali è una cosa piuttosto recente in Grecia. E solitamente, no, questi ultimi 3 anni è aumentato notevolmente appunto il dibattito in seguito alla crisi economica. Quindi questa grave crisi economica ha accelerato appunto questo dibattito. A causa del deficit fiscale, nel 2010 il trasferimento di fondi dal governo alle governi locali è stato limitato. Quindi, nonostante l'aumento delle tasse in Grecia abbia scatenato una reazione da parte dei contribuenti, nonostante questo, le agenzie di governo locale sono state in grado di aumentare gli introiti. Inoltre, i costanti scioperi dei statali ha aumentato l'inefficienza dei servizi forniti dai governi locali. Da questo punto di vista, particolare attenzione va data ai servizi alternativi a livello dei comuni, a livello comunale. Inoltre, il protocollo d'intesa stipulato dallo Stato greco nel quadro dei prestiti fa chiaro riferimento all'outsourcing dei specifici servizi a terzi, onde ottimizzare le operazioni dello Stato. Quindi c'è bisogno di un dialogo costruttivo tra le parti per poter indicare chiaramente i pro e i contro di una qualsiasi decisione che si spera possa essere idonea. Bisogna capire anche l'impatto. Uno dei fattori importanti che influenza i legislatori è anche la mentalità e l'ideologia. I partiti della sinistra sono associati più con i valori pubblici e non sono pronti a privatizzare. Il risultato delle recenti elezioni, il risultato delle elezioni che verranno tenute a breve, avrà un grosso impatto sul futuro della privatizzazione, nonché dei servizi forniti a livello locale, di governo locale. Quindi ci sono attitudini ideologiche opposte, diverse verso la privatizzazione. Quindi il partito che andrà a vincere queste elezioni sicuramente andrà a influenzare la politica greca per quanto riguarda le privatizzazioni. Fermo restando che ci sarà probabilmente bisogno di coalizioni. Per quanto riguarda la privatizzazione dei servizi di governo locale in Grecia, c'è un piano per moltiplicare questo approccio sia a livello nazionale che locale, e tutto questo può essere sostenuto ulteriormente dai piani di investimento delle agenzie di governo locale. Grazie. Thank you, Caterina, for being so precise about concrete cases. Grazie Caterina per essere stata così precisa riguardo a casi concreti. Sfortunatamente la situazione greca è più simile alla situazione italiana rispetto a quella tedesca per alcuni punti di vista, ad esempio per l'imposizione dall'alto verso il basso per quanto riguarda il risparmio delle risorse pubbliche, e poi l'attenzione della Corte dei Conti
che anche qui stabilisce le linee che devono seguire gli amministratori locali. Mauro Mazza, che ci parla invece dell'esperienza forse più remota, ma per molti aspetti vicina, dei paesi baltici. Dimenticavo, Università di Bergamo, ovviamente.